Antoine, la domanda è: ma sei il palleggiatore o fai l'attaccante? Non faccio più il punto questa stagione. No, palleggiatore mi va benissimo. Oggi, da parte vostra, una grande partita, ha detto Anastasi, siamo stati concreti. Sì, e deve essere un tema di questa stagione anche di non avere più alti e bassi come l'anno scorso. L'anno scorso appena prendevamo 2 punti e andavamo giù molto veloce, quindi quest'anno dobbiamo essere bravi a essere cinici per tutte le set e l'abbiamo fatto oggi. 2 partite sono ovviamente pochissime, però l'anno scorso nelle prime 2 partite avete fatto 1 punto. In questo campionato Trento ieri fatica, Modena ha vinto 2 tie break, insomma comunque il vostro inizio è un inizio particolare, un inizio importante. Sì, oggi era una partita molto importante. Padova, con tutto il rispetto che ho, era una squadra che probabilmente non giocherà i playoff, ma oggi contro una squadra forte a casa loro abbiamo fatto molto bene, quindi sì, un bel inizio, però penso che l'anno scorso abbiamo fatto fatica all'inizio e alla fine abbiamo fatto una bella stagione, quindi l'inizio non vuole dire tanto. Senti, non potete festeggiare, 48 ore c'è la Supercoppa. Sì, no, niente da dire, sarà un bel evento, spero, c'è da divertirci lì, è la prima volta per me che la gioco in Italia e... No, sono contento. Andrea Anastasi, una partita tutto sommato, visto il risultato, che sembra facile, ma non è stato così. No, assolutamente. Loro hanno giocato molto bene, se consideriamo che hanno giocato senza Porro, che è un palleggiatore a mio modo di vedere straordinario. E quindi insomma siamo stati bravi a tenerli, abbiamo giocato con pazienza, è la nostra prima uscita con qualche giocatore in più, oggi c'è le ali in campo, finalmente. Insomma, qualche arma in più l'abbiamo, insomma si è visto anche nella strategia dei cambi che ha funzionato. Sono contento perché 3 set prima di una semifinale di Coppa insomma, è importante. Su un campo di Milano che non è certo facile. No, non dirlo a me, ho dei ricordi non buoni qua nell'ultima parte della stagione con Perugia. No, dai, a parte gli scherzi. No, è un campo difficile, ma sarà difficilissimo. Sono certo che una squadra come questa crescerà tantissimo. Noi, ti ho detto, oggi siamo stati concreti. La prova che mi sorge è questa, concreti. Abbiamo sbagliato poco, veramente poco, in certi momenti abbiamo perso concentrazione in altri, però insomma, quando spingevamo un po' sull'acceleratore è andata bene. Il primo set, insomma, sotto 14-10, è attinto dalla panchina, in salita Antonio dava una mano in ricezione aggiustando questo fondamentale, poi si è scatenato il servizio. Forse è quella una delle chiavi del primo set. Ma guarda, il primo set gli ho detto che ragazzi stavamo giocando benissimo, la ricezione era bruttissima, era da film horror è stata. Però sai, quando hai momenti così brutti in un fondamentale devi stare tranquillo, aspettare il tuo momento. Abbiamo compensato perché poi stavamo giocando bene, muro, difesa, il side out andava bene quando la palla era buona, insomma abbiamo solamente sofferto in ricezione. Considera che comunque ho provato alcune soluzioni nuove che per i ragazzi insomma erano, anche per loro non era facile. Considera che Leale era da tantissimo che non giocava la partita ufficiale, insomma io penso che si debba essere positivi. Ovviamente ancora presto, siamo solamente alla seconda di campionato, però ma l'impressione è che questa squadra abbia una convinzione nei propri mezzi, una serenità, tranquillità in certi momenti che sicuramente potranno fare la differenza. No, siamo solo all'inizio ragazzi, veramente non riesco a fare nessuna valutazione, sto pensando alla mia squadra, ai miei ragazzi, come farli rendere al meglio, come farli star bene fisicamente, tecnicamente, abbiamo alcune cose da migliorare, quindi non sono molto concentrato su quello che verrà. Adesso ci concentriamo sulla Lube che avremo martedì e poi vedremo cosa succede, ma veramente non sto sprecando energie a pensare troppo in là. Hai parlato di opzioni in più, l'inserimento di Andringa per Simone, con Scamperla per Leal, poi ti ha permesso nel finale, quando avevi bisogno, di inserire Recine al posto appunto ancora di là come cambio vero, tra virgolette. Questa è una delle armi in più che potrai sfruttare. Ma sì, è una scelta che ho fatto fin dall'inizio, quando c'era Andringa sul mercato. Andringa è un giocatore molto duttile e anche bravo in prima linea, lo vedrete sicuramente in prima linea prima o poi. Adesso viene da un'estate dove ha giocato da libero per esigenze della sua nazionale, ma è un giocatore molto duttile, molto tecnico, e nel modo di vedere una squadra come la nostra può essere una chiave estremamente efficace. Ti
sembra che questa squadra si diverta anche oltre a divertire. L'attacco di Brizard nel secondo set, lo stesso attacco di Brizard ancora nel terzo set, insomma questo vuol dire che la squadra è sempre presente. Sì, sì, no, quello abbiamo dimostrato grande attenzione, perché anche il primo set era difficile non essere mortificati dall'andamento della nostra ricezione, ma siamo rimasti in campo usufruendo e utilizzando altri fondamentali.